Allora, noi dovremmo avere adesso l'ultima audizione che è l'audizione informale del professore Nascimbene. Ce l'abbiamo, ecco il professor Nascimbene che è collegato, io ce l'avevo in presenza. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Roberto Nascimbene, professore associato di tecnica delle costruzioni presso lo IUS, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Esatto, professore, lei ci sente? Ho detto Corretto, tutto bene, vero? corretto, Avverto che l'audizione in sentitissimo. assenza di obiezione da parte dell'audito sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio il professore per aver risposto all'invito e gli cedo la parola. Professore, lei è l'ultima audizione della giornata. Le chiedo soltanto Sarò puntualità. telegrafico. Sarà grandissimo. Prego, la parola a lei. Allora rivolgo i miei saluti ai presidenti delle commissioni, garantisco di essere telegrafico e ringrazio per l'opportunità di esprimermi. Ovviamente nessun dubbio sulla priorità dell'opera Ponte sullo Stretto di Messina, sulla tecnologia che è stata scelta e di tutte le connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, ovviamente in un'ottica di interesse nazionale, internazionale, più volte è stato citato il corridoio scandinavo-mediterraneo e strategico socio-economico. Un piccolo riassunto. Nel 1988 ANAS FS, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, col concorde parere favorevole del governo, delibera a favore della soluzione del ponte sospeso a una campata di 3.300 metri, che tuttora, più di 35 anni, continuerebbe ad essere il ponte a campata unica più lungo al mondo in una delle zone maggiormente sismiche del territorio nazionale. Nel 2002 veniva approvato il progetto preliminare e ovviamente lo studio di impatto ambientale. Nel 2011 il procedimento di approvazione del progetto definitivo era sostanzialmente concluso. Mi è servito per dire che gli anni passano, le normative evolvono, la ricerca procede, le tecnologie decisamente migliorano e quindi risulta fondamentale nell'ottica del disegno di legge, in particolare l'articolo 1,1 lettera 3, che riguarda l'istituzione di un comitato scientifico della progettazione, per la progettazione, che verrà definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà costituito da 9 membri, 9 componenti, che necessariamente, come esplicitamente indicato, dovranno avere requisiti di imparzialità e terzietà. Io aggiungo che dovranno avere una documentata ed adeguata specializzazione ed esperienza nazionale ed internazionale in alcuni ambiti prioritari. Io per il livello della mia attività e curriculare mi soffermerei su due aspetti fondamentali. Il primo è quello dell'analisi e della modellazione, che riguardano l'analisi non solo l'aspetto, quello che viene definito decisamente di natura numerico, che consente di effettuare previsioni sul comportamento di un'opera così complessa, ma che richiede necessariamente un utilizzo estensivo per poter prevedere situazioni complesse a livello di eventi estremi come sono quello del sisma, del vento e dei carichi che vengono trasportati su questa struttura, ma di modellazione anche a livello sperimentale. Ho seguito gli interventi dei colleghi di questa mattinata in cui sono stati messi in evidenza tutta una serie di prove sperimentali fatte su gallerie del vento. Permetto di dire che in Italia ci possiamo vantare di avere alcuni dei centri europei più importanti di ricerca nell'ingegneria sismica su prove sperimentali, uno in particolare qua a Pavia, per cui è possibile effettuare anche prove sperimentali di modellazione su elementi in scala ovviamente ridotta su tavola vibrante. Il secondo aspetto, dopo l'analisi della modellazione, riguarda quello dell'ingegneria sismica, che è stato ampiamente e direi perfettamente descritto dal professor Dolce che mi ha preceduto. I problemi di ingegneria sismica si risolvono con una progetta e attenta ed accurata progettazione. Anche su questo campo possiamo vantare a livello nazionale degli esperti del settore accademici e professionisti che rivestono un ruolo importante a livello mondiale. Mi ricordo che è uno dei pochi libri del 1996 scritti sulla progettazione dei ponti in zona sismica viene proprio da un docente della mia università. Perché ho voluto soffermarmi su questi due aspetti fondamentali? Perché il ruolo del comitato scientifico che verrà definito non deve essere solo la valutazione del progetto definitivo sulla base delle più recenti normative tecniche sulle costruzioni nazionali, cioè le già citate NCC del 2018, che probabilmente sposterà, come è stato già detto, io confermo decisamente poco rispetto al precedente sull'esecutivo, ma anche sui codici internazionali, in particolare gli eurocodici. Dovrà essere non solo la valutazione del progetto definitivo
che includa regole di progettazione basate su linee guida e raccomandazioni di comprovata validità nazionale e internazionale, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica, dell'utilizzo e dell'impiego di materiali da costruzione innovativi, ma non si deve soffermare solo sul pre, ma considerare anche il post, o il durante e il post, il durante la cantierizzazione e la realizzazione, il post, che da alcuni colleghi che mi hanno preceduto è stato sottolineato. Io evidenzierei il concetto del monitoraggio in continuo, quindi monitoraggio temporale sui vari fronti ambientali, vento, carico da traffico, sisma, così da avere sistemi di controllo in continuo fino ad arrivare a situazioni di early warning, e ispezionabilità, che è un altro aspetto fondamentale, che poi introdurrebbe il concetto in ambito nazionale della mantenibilità delle strutture, quindi il concetto della manutenzione. Vado verso la conclusione. Il ponte di Messina, quindi, avrebbe una campata unica di luce 3.300 metri, stato ricordato circa il 50% in più rispetto a quello dei Dardanelli in Turchia di 2023. Ricordiamoci che comunque i primi 5 ponti al mondo di questa tipologia per lunghezze vengono dalle zone sismiche particolarmente note, quindi non solo la Turchia, ma il Giappone e la Cina. Se aggiungiamo anche quello su Izmit, che credo sia il sesto al mondo, è anche lui sempre in Turchia. In sintesi, si tratterebbe sicuramente dell'opera più ardita di ingegneria mai realizzata, sia dal punto di vista teorico che pratico. Per questo ho sottolineato il concetto del comitato scientifico. È proprio questa difficoltà che ne rappresenta uno dei motivi principali per realizzare l'opera. Quindi dico solo che mi viene in questo momento di sottolineare che se avessero pensato diversamente i geni dell'architettura romana, che hanno realizzato circa nel 100 d.C. il Pantheon, che risulta avere un diametro di qua quasi 44 metri come diametro interno, e rimane la cupola più grande in calcestruzzo non armata al mondo, non l'avrebbero mai realizzata. Come le avevo assicurato, Presidente, mi sono mantenuto nei tempi. Questo è il mio intervento, che credo di aver già mandato per iscritto. Allora, grazie professor Nascimbene e la ringrazio veramente a nome di tutti. Vediamo se c'è qualcuno che è collegato o no, vuole fare qualche intervento. Abbiamo fatto circa una sessantina di audizioni ad oggi tra difesa e, diciamo, e attacco sul ponte. Vedo che lei ha delle bandierine, delle franchigie di football americano alle sue spalle, quindi sa bene di che cosa sto parlando. Vediamo se... Esatto, ho visto qualcosa di Minnesota e di Chicago che stavo guardando poco fa. Eh sì, perché sei un appassionato di sport americano, non c'è nessuno. Allora, Se viaggia molto in America, ecco, Presidente. perfetto, perfetto. Vedo che anche lei ha visto un po' di partite là. Ringrazio il professor Nascimbene, quindi professore associato di tecnica delle costruzioni all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per il contributo che ha reso ai nostri lavori, e dichiaro così conclusa l'audizione. Grazie ancora, professore. Grazie. Grazie a voi. Avvertiamo che le audizioni informali proseguiranno nella giornata di domani e chiudiamo quindi l'audizione. Grazie.